Per stare meglio eseguendo esercizi di respirazione hai tre modi. Il primo, quello di farli. Il secondo, quello di farli rispettando determinate regole ma non una determinata posizione. Terzo modo, il migliore, rispettare le regole degli esercizi respiratori abbinandoli a delle determinate posizioni. Il sistema respiratorio ha delle inserzioni e dei collegamenti fasciali neurologici muscolari con il sistema lombare, con la parte della colonna dorsale, con la parte cervicale. Quindi, se non pratico esercizi di respirazione, probabilmente la mia colonna vertebrale e non solo potrebbe trovarsi in grosse difficoltà. Per cui le posizioni che andremo ad assumere sono da una posizione sicuramente più leggera ad una sicuramente più difficile, mettendo al primo posto sempre il nostro comfort. Perché se siamo stressati dalla nostra posizione, o se siamo scomodi, sicuramente avremo meno concentrazione nell'atto respiratorio e nel controllo del nostro sistema respiratorio. La prima posizione, sicuramente la più facile, è la posizione detta anatomica, detta anche ortomorfica. Quindi non faremo altro che sdraiarci a terra con i palmi delle mani rivolti verso il soffitto, con le gambe rilassate, cercando di adattare nel miglior modo possibile la colonna vertebrale al pavimento. Questa è la nostra prima posizione corretta. Avremo le gambe tranquillamente rilassate che si aprono verso l'esterno, avremo il palmo della mano rivolto verso il soffitto. Se non ci porterà troppo disagio, potremo un pochino forzare il pollice verso il pavimento, altrimenti non faremo altro che lasciare le mani rilassate. Terzo, avremo le spalle un poco che spingono verso il pavimento, ma con pochissima forza. Ci deve essere un minimo di arco lombare, come è giusto che ci sia, e il mento un pochino retratto verso il collo. Come vedete, ho sottolineato sempre un pochino perché la posizione deve essere confortevole. Da questa posizione io posso fare i miei esercizi di respirazione. L'unica restrizione che abbiamo in questa posizione è quella dello schiacciamento della zona dorsale verso il pavimento dovuto alla forza di gravità, ma è sicuramente una delle posizioni migliori per eseguire la respirazione. La seconda posizione, più semplice, è senza dubbio questa in ginocchio, facendo sicuramente molta attenzione a come vogliamo riprodurre la nostra colonna vertebrale nello spazio. Avremo quindi bacino ampio ed aperto, quasi in leggera anteroversione, arco lombare in una posizione di neutralità, avremo il petto in fuori, le spalle indietro, un pochino la testa retroposta e potremo posizionare le braccia o in questo modo lungo il corpo, sempre col palmo della mano che se ne va in avanti e petto in fuori, o potremmo, per le persone che già sono pratiche di meditazione, metterle nella posizione più confortevole possibile. I limiti di questa posizione potrebbero essere la tensione sulla zona dorsale del piede, con conseguenza crampi sulla zona plantare, la tensione o pressione sull'articolazione tibio-tarsica, quindi sulle caviglie, che potremmo eventualmente ovviare con un cuscino sotto i nostri glutei. Terzo, potrebbe essere una tensione a ben orme alle ginocchia. Terza posizione, sicuramente la più semplice, in cui dobbiamo avvalerci dell'aiuto di una sedia, di un puff, di un cuscino. In questa posizione, come potete vedere, si ha l'estrema possibilità di stare completamente comodi e di liberare bene la colonna vertebrale, per cui avremo il bacino sempre un pochino impercettibilmente ruotato in avanti. La colonna lombare, che ha la possibilità di esprimere la sua piccola lordosi, la curva dorsale per poi finire la lordosi cervicale. In questa posizione, sempre con il palmo della mano rivolto al soffitto, potremo svolgere le nostre respirazioni. Quarta posizione, più sfidante delle precedenti, gambe incrociate, quindi flessione ed extrarotazione di anca, che ti metterà a dura prova per quanto riguarda l'estensione della colonna vertebrale, quindi il suo allungamento verso l'alto. In questa posizione le spalle ormai sappiamo come posizionarle, il palmo della mano sappiamo come posizionarlo, l'unica cosa dovremo ricreare le curve della colonna vertebrale mantenendo le gambe in questa posizione. Se ciò non fosse possibile, solo per poco potremmo mettere un leggero supporto sotto il nostro sedere e quindi ottenere una flessione di anca minore che ci permetterà di stare sicuramente più dritti, più comodi e confortevoli con la schiena. Erano quattro posizioni con le quali puoi ottimizzare i tuoi esercizi respiratori. Ricordati,
Più la tua colonna vertebrale è libera, più la posizioni in maniera confortevole, più i tuoi esercizi respiratori potranno cambiarti la vita. Ci vediamo al prossimo video!